Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati nel girone B di Serie C. Il match clou indubbiamente quello del Porta Elisa tra Lucchese e Pescara. È la serata della capolista, ma si spera sia la notte della Lucchese. Al Porta Elisa sale il Pescara di Silvio Baldini, che vuol mantenere il vertice della classifica del girone B. Tra i rossoneri numerose assenze, forse troppe, Gorgone prova a giocarsela, con Saporiti alle spalle di Costantino e Sasanelli. In difesa si rivedono Frison e Gemignani, ma le scelte sono quasi obbligate. Buon colpo d'occhio con circa 250 tifosi provenienti dalla città adriatica, in tutto sono oltre 2200. Le speranze dei tifosi della Pantera però naufragano dopo 40 secondi. Merola si fa trovare pronto al centro dell'area, la conclusione c'entra il palo e poi carambola su Palmisani per finire in rete, dunque autogol del portiere e Delfino in vantaggio. Alla mezz'ora il Pescara raddoppia su rigore, Tonin si invola, Palmisani in uscita travolge la punta ed è netto il penalty e il giallo. Dal dischetto Merola non sbaglia e fa 0-2. Pochi minuti più tardi nuovo rigore per la squadra di Silvio Baldini, stavolta per un fallo di Sabbione su Tonin. Dal dischetto il centravanti non sbaglia e segna il punto dello 0-3. Nella ripresa né dentro Ndiaye e Selvini, Pantera in avanti con la forza della disperazione, ma col rischio di esporsi alle micidiali ripartenze della capolista. Il Pescara traccheggia e controlla forte dell'ampio vantaggio, giocando sul velluto. Orgoglio rossonero quando al 29esimo Magnaghi, entrato al posto di uno spento Costantino, accorcia le distanze uccellando Plizzari, proteso in uscita. Nel finale non succede granché, 5 minuti di recupero, vince il Pescara con pieno merito 3-1 e allunga in classifica. La classifica della Lucchese adesso si fa difficile e mercoledì sera nel turno infrasettimanale ci sarà un'altra trasferta a dir poco quasi proibitiva, quella di Chiavari contro la Virtus Entella. Passiamo al campionato di Serie D, abbiamo seguito la gara interna nel girone del Ghiviborgo che ospitava il Terranuova Traiana. Una tiepida giornata di sole saluta l'ingresso in campo di Ghiviborgo e Terranuova Traiana. La terza partita in 7 giorni, gli uomini di Bellazzini in completo azzurro avrebbero voglia di archiviare la settimana in modo proficuo. Occhio al Terranuova di Beccattini nel tradizionale biancorosso, squadra arcigna e temibile, lo scorso anno qui al Carraia rischiò di vincere. A centrocampo rientra Campani, uomo di polmoni, tecnica e di gol. Pronti via e sarà il cambio d'orario che gli ospiti passano in vantaggio. Pallone intercettato da Saccone che serve Iaiunese, quasi uno scioglilingua ma in questo caso una sentenza, palleggio in orizzontale troppo lezioso che costa la rete all'11 di Bellazzini. Padrone di casa appannati, la reazione è tutta in una girata di Giannini. D'Aspra, la salita diventa una sorta di tourmalet, punizione di Ricci col pallone che arriva in aria, disimpegno incerto del portiere Gambassi, il pallone ballonzola sulla linea di porta, il più lesto è Massai che fa carambola, ma soprattutto fa 0-2. Ora è durissima, 1-2 tremendo dal quale Nottoli e compagni faticano a riprendersi, ci vorrebbe un guizzo, magari un gol prima dell'intervallo, la migliore occasione alla mezz'ora, ancora Giannini per Gori che tutto solo affretta però la conclusione e calcia alto. Subito dopo ci prova anche il rientrante Campani dal limite, ma Timperanza è brava a deviare in corner. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa torna in campo un altro Ghivi. I risultati si vedono subito con Gori che accorcia le distanze e la riapre. Il cross dalla destra è di Nottoli con il ventenne numero 23 che anticipa tutti di testa in sacca. Ora è un'altra partita, anche se Gambassi si riscatta in uscita la disperata su Dini. Così la musica è cambiata e diventa soave quando Campani, sì proprio lui, su calcio di punizione trova il punto del pareggio rimettendo le cose parzialmente a posto. Un quarto d'ora abbondante per cercare di vincerla. L'inerzia ora è tutta dalla parte del Ghivi che rischia in contropiede. Tutto però diventa sinfonia quando ancora Gori insacca di testa il pallone del 3-2 su cross dalla sinistra di Vari dopo una gran giocata in dribbling. Doppietta per il giovane attaccante di Bellazzini. La remontata è completata ed è realtà. 6 minuti di recupero con qualche sofferenza, ma la squadra della Media Valle tiene il risultato e vince 3-2. Domenica prossima la trasferta al Picchi sul campo della capolista Livorno. Inutile dire che sarà il big match della giornata. Vediamo i risultati della Serie D, iniziando come sempre dal girone D, quello del Tau Calcio che per la prima volta nella stagione non ha vinto, ma ha colto un pareggio molto importante sul difficilissimo campo della Vismodena. Lentigione United Riccione, giocata sabato 3-1, Vismodena Tau Altopascio 0-0, Prato Imolese 2-2, Progresso Forlì 0-0, Ravenna San Marino 2-1, San Maurese Corticella 1-3, Sasso Marconi Pistoiese 2-1, Tutto Cuoio Piacenza 1-1, Fiorenzuola Zenit Prato 2-1.
Il Tau pareggia e allunga ancora in classifica perché le inseguitrici marcano il passo. Adesso sono 7 i punti di vantaggio della squadra di Simone Venturi. Tau 22, Forlì, Sasso Marconi e Pistoiese 15, con la Pistoiese che ha anche una partita in più rispetto alle altre. Poi Lentigione 14, via via tutte le altre. Ricordo che mercoledì il Tau recupererà sul campo del fanalino di coda San Maurese e ci saranno in pratica tutte le partite a parte Prato-Pistoiese che era già stata disputata. Girone E. Aquila Montevarchi Figline 0-1, Fezzanese Flaminia Civita Castellana 0-2, Ghiviborgo Terra Nuova Traiana come abbiamo visto 3-2, Grosseto Sporting Trestina 0-0, Orvietana Livorno 1-4, Ostiamare Follonica Gavorrano 1-0, San Donato Tavernelle Foligno 1-1, Seravezza in rimonta batte il Poggibonsi 2-1, Siena San Giovannese 2-1. Livorno 23, la capolista va fortissimo, dietro ci sono il Siena, altra grande deputata al successo finale a 18, poi ci sono le nostre, Seravezza 17 e Ghiviborgo 16, entrambe stanno disputando davvero un eccellente campionato. Vediamo anche quello che è successo nel campionato di eccellenza, il girone A, con Castelnuovo Fucecchio 2-1, Certaldo Montespertoli 0-1, Cuoiopelli Sporting Cecina 0-3, Mobiliari Ponsacco Massese 1-1, Ponte Buggianese Fratres Perignano 1-0, Pro Livorno Camaiore 1-1, Real Forte Querceta Viareggio giocata sabato 1-1, Sestese Cenaia 1-1. Camaiore sempre a comando con 20 punti, si avvicina però al Castelnuovo che sale a 17, Sporting Cecina e Cenaia 16, Pro Livorno 15, Real Forte Querceta 13, Sestese 12, Massese Montespertoli 11, Viareggio 10, poi via via tutte le altre fino alla Cuoiopelli che chiude con un punto. Passiamo al pugilato. Nulla da fare per il giovane pugile lucchese Sasha Mencaroni che era impegnato la notte scorsa nel campionato del mondo Under 19 in Colorado. Netta la sconfitta che Sasha ha patito negli ottavi di finale categoria 50 kg contro il britannico John Tom Varey. Le prime due riprese decisamente a favore di Varey, più equilibrata la terza, ma il verdetto dei giudici è stato di un 5-0 a favore dell'inglese. Resta un'esperienza comunque unica per l'allievo di Giulio Monselesan, soprattutto se saprà farne tesoro. È andata bene invece a Samuele Giuliano nel secondo incontro da professionista. Una bella vittoria convincente. Samuele Giuliano ha battuto nettamente punti Francesco Hul Coppola sul ring del Teatro Massimo di Palermo. Si è ripresa intensa al limite degli 80 kg, ovvero nella categoria dei medio massimi. Il 21enne di Borgo Mozzano ha controllato il match dall'alto di una classe superiore. Solo nel quinto round, per una ferita all'arcata sopraccigliare destra, ha avuto un momento di difficoltà. Nel sesto ed ultimo round, Samuele ha però ripreso le redini dell'incontro e ha chiuso in bellezza. Verdetto unanime a favore del 21enne della box Giuliano, che vince ancora il secondo incontro da professionista. Dopo una carriera luminosa tra i dilettanti, adesso Giuliano proverà a dire alla sua anche nel mondo dei grandi. Il fisico, lo stile e la classe non gli mancano. Per la cronaca, nel match clou della serata, sfortunata prova di Vincenzo La Femina, battuto per KO tecnico alla 12ª ed ultima ripresa dallo spagnolo di Toledo Jordan Camacho, il quale non solo ha mantenuto la sua imbattibilità, ma ha conquistato anche il titolo Ebu Silver dei Super Gallo. Prima vittoria nel campionato di B1 femminile di pallavolo per il Versilia Pietrasanta. La squadra di coach Enrico Stefanini ha vinto 3-2 al tie-break sul campo del temibile Ripalta Cremasca. Sotto 2-0 la formazione biancazzurra ha ribaltato tutto. Sabato prossimo alle 18 l'atteso debutto casalingo al Palagreco contro la Enercom Fimi Crema. E siamo all'hockey, ancora una vittoria per il CGC Viareggio al Palabarsacchi. Vittoria importante al Palabarsacchi di fronte ad un buon pubblico da parte del CGC Viareggio che ha superato il Sandrigo per 5-2 per il campionato di A1 di hockey pista. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare un ultras bianconero, Mario Giannelli, per tutti Marione, deceduto in questi giorni. I bianconeri sono entrati in pista con uno striscione in suo onore. Il successo sui veneti di Gaetano Marozzina è un antipasto di quello che vivranno i tifosi bianconeri con la coppia offensiva
decisiva di Muglia e Mura. L'argentino arrivato dal Giovinazzi è stato autore di una tripletta, un gol in contrattacco insieme a Lombardi, uno sul tapin sul passaggio di Muglia, decisivo come compagni per i tre punti conquistati, e poi l'inebriante azione personale che ha decretato la seconda vittoria. Sandrigo è rientrata in gara dopo un perentorio 3-0 del primo tempo, a segno anche Muglia che ha colpito un palo, con le reti poi di Castro sul tiro diretto e Brendolin, ma sbilanciandosi ha dovuto lasciare spazio ai veloci viareggini. Bravo anche contro i veneti il portiere Pablo Gomez. Per la Continental Cup, sconfitta all'overtime del Follonica con rete decisiva del Forte Marmino Verona 5-4 contro lo Sporting Club del Portugal. Per la Coppa Italia di Serie A2, l'SPV Viareggio ha battuto 5-1 il Prato con i gol di Poletti, Cinquini, Cortesi, Toti, autore di una doppietta. Siamo ai motori, un entusiasmante rally dei Nuraghi e del Vermentino, campionato italiano terra, che ha regalato tra l'altro al rallismo lucchese un altro titolo tricolore. Hanno recuperato più di 10 secondi negli ultimi 20 km di gara, strappando una vittoria insperata solo pochi minuti prima. È stata un'impresa quasi impossibile quella di Alberto Battistolli, figlio del mitico Luchi, e Simone Scattolin, vincitori del 21esimo rally dei Nuraghi e del Vermentino, in un finale vietato ai deboli di cuore e che ha riacceso le sorti del CIRT. Prima dell'ultima prova speciale, Pattada Oschiri, il portacolori MRF su Skoda Fabia RS, accusava infatti un ritardo di 10 secondi netti da Tommaso Ciuffi, leader del campionato e che fino a quel punto aveva dominato la corsa. Ma sulla speciale più lunga Battistolli volava, piazzando un tempo formidabile, staccando di 10,5 il pilota fiorentino, che significava vincere con mezzo secondo di margine. Terzo posto a 33 secondi per l'equipaggio finlandese formato da Jaakko Lavio e Antti Appala, e buona quarta piazza finale per Oldrati, assistito alle note dal lucchese Giacomo Ciucci. Amaro in bocca per Ciuffi, che vede attossottigliarsi il suo vantaggio a due soli punti. Tutto rimandato dunque al rally delle Marche del 16-17 novembre, che sia per l'epica rimonta di Battistolli o l'eccessiva cotera finale di Ciuffi, adesso per il campionato italiano rally terra si attende un epico finale di stagione che ha consacrato 4 vincitori diversi in 5 gare, sempre spettacolari. Annotazione finale anche sul campionato femminile, dove l'equipaggio formato da Asia Vidori e dalla lucchese Jasmine Manfredi ha potuto festeggiare il titolo tricolore con pieno merito, grande soddisfazione e tanto di vessilli. E con questo servizio si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi, linea alla regia, subito dopo gli altri spazi legati all'informazione.